Buonasera, benvenuti. Aspettiamo che vi collegate. Nel frattempo incomincio a sistemare qua la situazione perché non ho fatto nulla. Perché non mi nascondo che mi sono guardato la diretta di Salvo. Ciao Michele Lapi, ciao Alessandro Richichi. Mi sono guardato la diretta di Salvo e non mi sono preparato niente. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti. Ciao Sebastiano, grazie della tua compagnia. Sempre con noi, ciao Micheluzzo, ciao Giovanni, ciao Mattia, ciao Salvatore Ciulla, ragazzi, che storico Salvatore Ciulla. Quando ci dobbiamo vedere? Che ha 3 anni che non ci vediamo. Il buon Michele Lapi, Salvo Abate, buonasera, ragazzi, buonasera a tutti. Allora, stasera seratina molto particolare, diciamo che stasera sono molto over the top. Vi spiego perché. Ciao Leonard. Ciao Mattia, stasera ragazzi una seratina molto molto particolare perché proverò un rasoietto che è un qualcosa ragazzi da fuori di testa. Già avete visto diciamo il post che ho fatto, è un prodotto che ha creato il maestro nella sua giovane età. E ragazzi credetemi, guardandolo minuziosamente nei particolari, è qualcosa di allucinante. Il maestro lo chiama un rasoio tascabile. Io onestamente un rasoio di questo in mezzo alle chiavi non me lo metterei mai perché si graffia e onestamente è un peccato. Però ragazzi, a vederlo e a guardarlo è qualcosa. La Silvana, ragazzi, mi sciolgo. Tu mi devi far litigare con mia moglie. Dimmelo tu, Silvana, perché la cosa diventa problematica. Ciao Sal! Allora, rasoietto che andremo a usare questa sera. Mi piace perché a quanto ne so non è stato mai recensito sotto barba, quindi sono il primo a provarlo e a rendermi partecipi questa sensazione di rasoio che è un vezzo fatto del maestro. Professore, buonasera, grazie per il professore, magari. Ragazzi, ti immagino uscivo un topo, era un altro rasoio. Ciao Fulvietto, il rasoio in questione è questo qua. Ve lo faccio vedere come si presenta, ragazzi. Cioè, è incredibile, quello là ne sa una più del diavolo, e a 80 anni, ragazzi, avere quella voglia ancora di inventarsi, di mettersi in gioco, di creare. Paro frate Luocco, Luocco per chi non è palermitano, frate bestia, di... Facciamo così, facciamo una cosa molto marchettara, ma chi se ne frega? Ci siamo? Rasoietto che ragazzi si presenta così, il ciondolino glielo levo perché sennò mi darà fastidio per farmi la barba, perché il maestro ti dà pure il moschettone. È un portachiavi, praticamente sì, perché c'è il moschettone Marco da portachiavi, perché il maestro giustamente ti dice no, vabbè, te lo metti in mezzo alle chiavi così si graffia tutto e io muoio. Ci siamo? Te lo do col moschettone, io invece gli levo il moschettone. C'è questa rondellina qua che vi faccio vedere, se voi la guardate. Guardate qua, è il fermalama, quindi la faccio uscire tutta e permette praticamente al rasoietto. Ciao De Fazio! Guardate un po'. La grandezza è quanto una lametta, ve la faccio vedere se la trovo. Lametta, ce l'ho una lametta, ne dovrei avere un migliaio. Allora, per farvi capire, lametta usata. Che è il cestino delle lamette, vi faccio vedere. Ci siamo? È la grandezza di una lametta, o perlomeno un paio di millimetri più basso di una lametta, ma siamo lì. Sia come grandezza che come altezza, cioè perlomeno come lunghezza e come altezza. Quindi, ragazzi, tanta roba. Bella, 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 ragazzi. Ora, stasera, con questo cosino qua, noi ci faremo la barba. Allora, stasera dovevo provare un prodottino un pochettino particolare che non avevo mai provato, ma siccome c'ho Salvabate che è scimmiato, che sta cercando un prodottino al tabacco che sappia veramente di tabacco, io gli ho consigliato uno che sa veramente di tabacco. O il tabacco del Ciniello, o ti provi questo qua.
E vai fuori di testa. Ciao Angelo Montagna. Quindi, pennello messo a mollo e già pronto, ragazzi. Stasera vado di Maialazzo, perdonatemi, ma ogni tanto mi tocca godermela come dico io. Vado di Maialazzo, acqua già messa nel sapone, vado a caricare l'upennellazzo. Ne devo prendere poco perché dall'ultima volta che ho fatto con l'insaponata del Phoenix al Cavendish, ragazzi, ne basta pochissimo per montare per 27 milioni di persone. Mi posso fare 27 barbe. Ma che ho fatto i capelli? Che ho fatto i capelli? Li ho tagliati. Ah, ve ne siete accorti che ho fatto i capelli? Oh. Ho fatto taglio tattico. Oggi sono stato da zio Mimmo. Zio Mimmo, per chi non lo sapesse, è la persona che mi ha trasmesso questa passione del mano libera, o perlomeno della rasatura tradizionale. Quando spazio-tempo riesco ad avere quella mezz'oretta, quell'oretta di tempo, ragazzi, me ne vado da lui, perché oltre a essere un barbiere con un salone, è pure un maestro che insegna sia le ragazze che i ragazzi il mestiere in un istituto professionale. Ragazzi, profumo di Cavendish da fare paura. Ciao Salvuccio! Ed è un piacere trovarlo. Vi racconto la storia di zio Mimmo. Anni fa io andai da zio Mimmo dicendo: zio Mimmo, ma io ho le bollicine, ma come devo fare con questa barba? Mi sono comprato il rasoio elettrico per amore di non avere quel calvario. Zio Mimmo mi diede quel giorno, che ancora conservo qua, ve lo faccio vedere, ragazzi. Questo tutto nacque da qua. È messo che scrocca barba e capelli a tutte. Sì, non ho pagato. Onestamente, il taglio mi è stato offerto da zio Mimmo. Ma come sempre, zio Mimmo non ha mai preso un euro da me. Non mi permette di pagare. Il sapone, non so se vedete, monta tipo stucco, protettività a bestia, profumazione, ragazzi. Ciao Roberto! C'ho praticamente un vasetto di tabacco Cavendish aperto e me lo sto odorando. È la stessa identica cosa. Se qualcuno di voi fuma la pipa, stessa identica profumazione. Non ci assomiglia, uguale. Lo adoro, questo sapone è fantastico, lo so. Minchia, bocca della verità, non sto dicendo bugie. Confermi quello che sto dicendo, Giuliano? Chi conosce il tabacco della pipa è Cavendish puro. Profumazione dolciastra, bellissima. Guardate che pastone, ragazzi, di una protettività da fare paura. Che prodotti, ragazzi, che prodotti, che prodotti. Allora, andiamo. Per primi, visto che abbiamo questo. Ciao Mario! Questo onore, rasoietto tascabile mai Mastrolivi. Ve lo faccio vedere, ragazzi, chiuso com'è. Cioè, è un portachiavi. Guardate la mia mano. C'è un giocattolo. Lo apriamo. E andiamo di sbarbato con sto coso piccolino. Vediamo come taglia. Sono curioso. Ragazzi. Sì, Giulio, ho pure l'after che stasera ve lo metto. È tutto profumatino, me ne vado a letto. Ragazzi, credetemi, è uno spettacolo sto rasoio. Come fa? Come fa? Come fa?
so se si vede. Ora Mario, ti posso assicurare che ti bombarderanno di tanti bellissimi consigli per come incominciare, come hanno fatto tutti nel gruppo. Sei nel gruppo giusto. Ragazzi, si tiene no, i, i. Io, ma, con questo uomo io non ce la faccio. Con questo uomo io non ce la posso fare. Veramente. Ogni cosa, ragazzi, mi stupisce. Mi stupisce. Allora, non è difficile, è piccolino. Giustamente io già con la lama quella grande mi ero fatto quattro passate. Però la manualità che ti dà, calcola che il maestro, ciao Alessandro, ti dice che questo qua è che tu sei in macchina, ti fai il perfilino, oh guarda, c'ho il baffetto, perché te lo porti come portachiave? Però. A me mi preoccupa come taglia, ragazzi. A me mi preoccupa come taglia, ragazzi. Voi non lo potete capire come taglia. Non si può. Con questa persona, credetemi, non si può. Boh. 80 anni, ragazzi. Ancora il cervello gli viaggia a 2000. Yo, American Boy, sì. Che fa taglia? Spettacolo, ragazzi, vi giuro, spettacolare. Spettacolare. Proprio, boh. Cioè, sembra un giocattolino, ma non lo è. Sembra un giocattolino, ma non lo è. Io ve le devo far vedere tutte. No, non fai danno, vai tranquillo. Tu guardati un po' di video, ti posso assicurare che se c'hai passione e pazienza di non correre le prime rasature, ti posso assicurare che ti farai delle bellissime sbarbate. E benvenuto nel club, perché poi la scimmia ti sommergerà. Perché quando dopo 4-5 rasature vedrai che la tua pelle cambia da così a così, non tornerai più indietro.
Ci fa quello, ragazzi. Che barba! Se vi dico che me la sto godendo con questo coso. No, ti sei rovinato, credi. Angelo Montagna oggi, Angelo Montagna è un ragazzo che l'ho visto, siamo cresciuti insieme. Tempo fa ci siamo sentiti, ora avrà un 3-4 mesi fa, mi ha giurato che era pieno di bollicine in faccia, di arrossamenti. Mi ha detto che si fa la barba tutti i giorni. Non aggiungo altro. Cavendish, ragazzi, pipa, abate, sei rovinato, compriamo. Che io sappia, momentaneamente si trovano sti prodotti su YouShaving oppure dal buon Francesco Marrapodi. O forse sai chi ce l'ha pure questi prodotti momentaneamente? Mi pare di aver visto Goodfellas, mi sembra che ce l'ha pure i Phoenix. Quindi hai voglia di spaziare. Ciao Peppino! Il Cavendish, compra, vai, va, compratelo. Ragazzi, abbiamo questo ragazzo che sta chiedendo consigli, consigliamolo nel miglior modo possibile, con le vostre esperienze, specialmente chi di voi ha incominciato ora, perché possibilmente con delle lamette avete scoperto lamette che io sconosco, se vuole incominciare con le lamette, sicuramente, penso, con lametta. Ragazzi, io la barbetta me la sono fatta, voglio fare una passata, che fa? Gli do un colpo di grifo? Non so se ve l'ho fatto vedere, ragazzi. Io onestamente lo vorrei provare, perché mi sembra pure giusto. Ragazzi, questo qua è il mio grifetto personalizzato con dedica nella lama del maestro. E lo voglio usare, ragazzi, me la voglio fare una passata. Che dite? Ma mi sono rasato a zero, no, mi sono fatto un taglio tattico. Ragazzi, è burro, cioè non si ferma, non ha ostacoli. Non ha ostacoli.
Ciao Marco! No, cappella no, non si leva. Comunque la voglia di farmi. No, ce l'ho i capelli, ragazzi. Mi sono fatto un taglio con una sfumatura un pochettino particolare che mi ha fatto zio Mimmo. E mo che ve lo dica fa. Sì, ma ora i capelli me li faccio viola, sappiatelo, eh. Sappiatelo. Faccio i capelli biondi, viola. Troppa monotonia, troppo serietà. Michele Lapi, grande persona, grande sicuro, grande professionalità pure. Sì, fratellone. Grande. Vedo il bastardone a Palermo si fa desiderare. Sì, però meglio, perché se lui è tutti i giorni a Palermo, ragazzi, va a finire alcolisti anonimi, cioè non ce la possiamo fare. Minchia, siamo pericolosi, ci piacciono le stesse cose, senza pietà. Minchia, manco ce ne accorgiamo. Io più carica, minchia, io c'ha più carico e noi facciamo 70, non può essere. Minchia, ridi, troppo pericolosi, veramente. Me ne sono reso conto, in silenzio, non gli piacciono le stesse cose, non può essere, non può essere. Che un prosecco a viaggiare, la bollicina ti dà allegria. Alfio Spampinato, carissimo, ciao. E con la scusa ho provato pure il grifo. Appena ti libero una settimana, ma rooster turista stinge maiale. Mi sto limitando un pochettino nel mangiare. Perciò una giornata di quella là che mi levo testare la posso fare. La parte più camurriosa, i perfili. Che accento te ha avuto pazzo. Abituato a mangiare pane e pane. Origina terrò, ma me ne vanto che sono terrò. Me ne vanto. Mi sento io figlio del mondo, per non dire. Sì, guarda. E se uscissi. C'è vento, soffia vento. Chiudimi la porta. Ragazzi, non me le fate fare le stronzate. Aspetta che mi lavo il pizzetto che ce l'ho grassoso. C'è Marco Balocchi, ma non me ne frega niente. Usiamo Michele Lapi. Michele Lapi. Christian Nobel stasera. Mi lavo il pizzetto grassoso con Christian Nobel. Minchia contento, tu Michele. Bravo, bravo. Ilaria, guarda il nostro prodotto. Sì, io sono. Bravi, buono.
Miau. Ma sì. Pubblicità, pubblicità, sempre, comunque. Faccio vedere. Tac. Grande maestro. Grande, grande maestro. Che rasoio, ragazzi. Che goduria. Io non so cosa vi state... Ah, non gliel'hai dati. Questo sapone me l'ha regalato Michele. Un chilo. E me lo sono diviso mezzo chilo. Gliel'ho dato a Fulvio. E 250 grammi dovevano andare per Guglielmo. Non te l'ha dato. Minchia, come si vengono a sapere le cose. Vergogna. Vedi, Guglielmo, te lo stava fregando. È tutto tuo. Io ho tutto firmato, mastro lì. Ah, ragazzi, che sbarbata. Mario, ti posso assicurare che chiedi tutti i dubbi che hai. Ci sarò io, ci sarà Fulvio, ci sarà Guglielmo. Sembrano fanghi, ma sono bravi ragazzi. Stai attenta a quello che fai perché sono pericolosissimi. Chiedi consigli dei prodotti che magari ti piacciono. Sarai consigliato per indirizzarti su dei prodotti. Sappi che nel nostro gruppo ci sono persone che vendono. Avrai una vasta scelta di venditori. Tutti i venditori che sono su questo gruppo danno i codici sconto per quelli per il gruppo. Quello che ti fa più simpatia, quello dove vai a trovare il prodotto che ti piace, te lo vai a comprare. Pulisco il rasoietto, così ve lo faccio rivedere. Scioccante, ragazzi. Scioccante, veramente. Cioè, sembra un giocattolino, ma un giocattolino, ragazzi, veramente. Se ci vuole il porto d'armi per portarlo addosso. Solino come taglia. Il grifo, che ve lo dico a fare, è inutile. Finita la sbarbata, ragazzi, mi raccomando, scoramellata nella soia a mano libera. E asciugato, importante, importantissimo, anche se acciaio inox. Lo dovete fare con tutti i rasoi perché è una tecnica che vi resta. Allora, aspettate che la vociolata la facciamo il punto della situazione e mi metto l'after, che è la cosa più bella, ma me lo sto tenendo per ultimo perché la goduria. Però prima mi devo mettere, visto che non c'è più il balocchi, non lo vedo, non c'è il balocchi, c'è il balocchi. Ma tu tinci? Che cosa mu tincio? Chi mi tincio? Stagiola mi tincio. Misso? Quindi andiamo di Jack Daniels. Non è vero! C'è il misso, l'acqua balsamica! Spettacolo! Tanto il balocchi non lo vedi in giro. E poi magari ci fosse, ma chi se ne frega? Alla faccia del balocchi. Maria santa, che goduria. Oh. Devo sistemare sta basetta. Mi serve un rasoio a lama piatta. Così lo guardo. Tac, che il balocchi contento, il rasoio quello mio. Il rasoio. Altezza.
Il Balocchi farà sì, è contento. Il Balocchi quando usa il Mirsol è contento. Ragazzi, la svinturiata è importante. Io l'ho di Roncerelli, tu non capisci la moda, ma siccome hai 50 anni e sei più vecchio di mia nonna, cioè che ci posso fare? Io che ci posso fare? Momento bello, questo è il momento più bello. Momento più bello, ragazzi. Ragazzi, è Cavendish, vanigliato. Sì, ci sento. Allora, è tipo aprire una boccettina. Ora non mi ricordo, Fulvio, come la chiamo? Una boccettina di vetro. Come la chiami, Fulvio? Ne parlavamo ieri sera, non mi ricordo. La Brunia, dopo, ma cazzo la chiami? La Bormioli, dopo. Come domani esci con un sacchetto del Carrefour in testa che è meglio. Comma, non capisci il taglio tattico? Due tre barbe. Ok. Spettacolo, ragazzi. Che dopo barba. Se taglio tattico. Capisci un cazzo, comba, ti fai il taglio ancora a Dolce Remy. Io che cazzo ci posso fare, comba? Se sei antichi, Bormioli, le boccette quelle di vetro, hai la stessa sensazione di aprire un buon tabacco nella confezione di vetro, che ti sprigiona tutto quell'aroma. Ragazzi, uguale, 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 è buonissimo, molto particolare. Ti ripeto, tu che cerchi salvo un prodotto al tabacco, c'è il tabacco di Ciniello, che è molto buono. Un altro, ovviamente, un altro sentore. Ho un estratto di Cavendish, olio essenziale, te lo mando un po' a disposizione. A disposizione, io adoro questi odori. A disposizione. A me quello che interessa di te, che mi ci fai capire che tipologia di rasatura ti vuoi avventurare, un rasoio di sicurezza, sei appassionato del mano libera, facci sapere un po', oppure vuoi consigli proprio per incominciare. E tutto il gruppo cercheremo di darti le dritte migliori possibili, sia dove risparmiare che dove comprare buon prodotti e avvicinarci ai tuoi desideri. Perché questo gruppo nasce per questo, per portare gli ultimi ad essere pari con gli altri. Gli ultimi tra parentesi, perché basta solo e esclusivamente provare questo mondo, provarlo per 5-6 barbe, e avrai praticamente poi la soddisfazione di vedere i risultati in faccia, che sono completamente diversi di una cosa del genere, che io lo tengo sempre nel bagno perché mi devo ricordare da dove provengo. Sempre. Importantissimo. Ciao compà! Un bacio alle nicchie. Non ti ho visto, ti sto vedendo ora con la faccia. Spero che non nevichi. Allora, ragazzi, after l'abbiamo messo, facciamo il punto della situazione. Io devo cambiare il tappo a questo after perché mi si è rotto. Fatemelo ricordare. Allora, stasera, ragazzi, abbiamo usato Cavendish Phoenix, non è tallovato, Salvo, tu volevi sapere questo perché Id è vegano, che voglio vedere se scendiamo a Catania e non ci mangiamo la carne di cavallo. Comunque, non c'è tallov, quindi puoi stare tranquillo, boccettina che si presenta così, scatolettina, ottimo, ottimo ragazzi, ottimo, ottimo, ottimo. Ciao Aurelio, poi ho usato il Mirso, qua, io per fare un po' lo sboron, come si dice, l'ho messo dentro la boccetta dello Jack Daniels. Se sei un fango, Fulvio, mi capisce, mi capisce. E ho usato dopo l'after dedicato, che è una continuazione del profumo della crema. Dove mi voglio soffermare, ragazzi, un po'. Stasera ho provato per gioco, per fare un pochettino il cazzone, come sempre. Lo sapete che io il serio non riesco a farlo, non è cosa mia, ragazzi. Però davanti a tanta bellezza, ragazzi, c'è poco da dire. Questo qua è il rasoietto tascabile di Mastro Livi. Guardate quanto è piccolo, sta in una mano.
Guardate un po', mi sono fatto la barba con questo qua stasera. Sta in una mano, gli ho fatto vedere che è la grandezza di una lametta. Quindi, no, italiano, ma cacamundo, è ovvio. Taglia, ragazzi, da fare paura. Ovviamente, avendo la lametta piccola, il maestro dice da rifinitura. Ma io la barba me la sono fatta. Penso di essere stato il primo al mondo a farsi la barba con rasoio tascabile di Mastro Libre. Per me è stato un grandissimo onore. Il rasoio si presenta così, legno stabilizzato, mi ha detto il maestro il nome, ma io non me lo ricordo. Knut, non mi ricordo come si chiama, comunque ragazzi, bellissimo. Le sfumature ci sono tutte e si vede. Il filo è da fuori di testa. Come vedete qua c'è un buchettino. Questo buchettino non è altro il fermo che ti esce dal manico per fermare la lama per quando lo tieni in tasca. Quindi, nel momento in cui lo dovete chiudere, riportate il fermettino a pari del manico, chiudete, prendete l'asse giusto, la filettatura e chiudete. Non c'è bisogno che serrate alla morte perché nel momento in cui arriva vi fermate e qua c'è il rasoio. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Il maestro ve lo dà in dotazione perché lui ci crede, ragazzi, di metterlo come ciondolino, così vi fate arrestare. Questa è un'arma, ragazzi, questa è un'arma. Ci vuole il portodarmi per portare perché taglia da fare paura. Quindi io ve lo sconsiglio di portarla in giro. Ciao, mister! Il buon Tarantino. Spettacolo, ragazzi. Rasoietto portatile da tutti i giorni per i perfili, ma io mi sono fatto la barba. E abbiamo il piacere di dirle che siamo stati i primi nel mondo a farci la barba con rasoietto di Mastro Olivi. E avremo tantissimi privilegi, perché a giorni, ragazzi, sta arrivando qualcosa da provare che scriveremo la storia. Buon Bob! Quanto costa sto portachiave? Ma penso intorno alle 400 euro. Io mi ricordo, mi farei ricordare i danni. Quanto un grifo, non mi ricordo, ragazzi, non mi fate dire stronzate, ma penso intorno alle 400, se non dico stronzate. Per provarlo, perché ancora non l'avevo provato questo qua personalizzato. Il mio grifetto personalizzato con l'autografo del Mastro Livi, con la dedica dedicata a me, grazie, grazie, e sono onorato. Metto il cappellino perché la pubblicità marchettara la dobbiamo fare bene, a tutti gli effetti. Quanto mi pare che costi tanto, andate a vedere sul sito, andate a vedere sul sito. Poi ovviamente, come sapete, il maestro, un occhio di riguardo per le persone del gruppo, sono sicuro che ce l'avrà. Tu al signor Rolex gli dici quanto costa? Gli molli 9.000 euro per il rasoio più economico e gli dai muto, 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 muto. Stessa identica cosa. Un saluto al volo prima di andare. Dove devi andare? In diretta? Aspetta che finisco io e incominci tu che mi voglio vedere la tua diretta, maledetto. Sai quanto prosecco mi compro? Sei un fango! Ciao Cicciuzzo! Cicciuzzo, li hai disponibili questi qua? Ce l'hai il Cavendish disponibile? Se ce l'hai, compa, contatta Salvabate, che è molto interessato. O perlomeno pubblica qualche post di tutti i Phoenix che hai, perché nel gruppo interessati sono. Quindi, grifetto, ragazzi. Spettacolo, è inutile, ve lo faccio vedere ragazzi che qua. Che vi devo dire? Che cosa vi devo dire su un oggetto del genere? No, vedi che per colpo tuo mi facessi spendere 40.000 euro. 40.000 euro. Perciò non so se mi spiego, 40.000, 40.000 euro. Tu, per colpo tuo, 40.000 euro. Stato un affare, ne ho dati due, ne ho preso uno, ma 40.000 euro per colpa tua. Sì, Giuseppe. Ecco qua. Quindi contatta Salvabate, Salvabate, il buon Marrapodi ce l'ha, contattalo e vi mettete d'accordo, sia crema che after. O perlomeno tutte le persone che ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ottimo, ottimo. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ragazzuoli, che cosa dirvi di più? Io chiudo la diretta perché sono curioso di vedere il Santini che si fa con un rasoio che sale saldata, fatta. 40.000, ancora non me l'hai fatto vedere. Digliela a mia moglie, che ecco, è felicissima. Sai che è contenta? Quando vieni a cenare, che mi dai l'onore, visto che fai tutto il principe.
Ti renderò partecipe della tua dritta, perché io mi ero scordato completamente una scimmia molto antica. E niente. Abbiamo pure l'arrotino saldatore. Però mi piacciono queste cose, perché dalla serie non si butta niente. Pare Jovanotti di versione sud. E qui la festa? Sì! Mezza birra? Cosa vuole? Mezza birra bionda, rossa o scura? Stasera mi sgarro, ma che ti sgarri? Vai tranquillo con quella punta, India si sgarra. Se ti sgarri è finita. Invece facci vedere con un rasoio fatto, saldato, messo in quota, che cosa sei riuscito a fare, l'affilatura, poi ti tagli mezzo baffo, ci fai vedere che ti tagli il baffo. Ciao Angelo! È pericoloso l'oggetto creato. Va va. Ah, chiudo tutto, perché poi, come vi dico sempre, sono da solo e mi noia posare tutte le cose. Mi viene la depressione. I rasoi ve l'ho fatti vedere. La piramide delle cose che abbiamo usato. Ve l'ho fatta vedere. Che vi dico, ragazzi, grazie della compagnia. Ci vediamo ora alla diretta del buon Bob, che non ho capito in quale gruppo lo fa perché non l'ho visto. La penso nel suo gruppo, che a noi non ci caga de striscio, ma vabbè, lo stesso. L'importante è che ci dà le dritte. E niente, ragazzi. Arma impropria, sì, perfettamente. Ragazzi, ci vediamo domani sera con un'altra sbarbata perché ho da provare un oggettino molto particolare. E forse. Forse domani c'è in consegna qualcosa di molto particolare. Altra pagina di storia. Forse dopo 100 anni è possibile. Ma mi sa che ci siamo, ragazzi. Vi abbraccio, una buona serata a tutti. Buone sbarbate, fate i bravi.